piace spiegare come faccio i miei vestiti, i trattamenti. La mia azienda fa tintura in capo, quindi facciamo i vestiti bianchi e poi li tingiamo una volta fatti. È una roba anche tecnologicamente abbastanza sofisticata, non mandiamo missili sulla Luna, però facciamo delle robe abbastanza complesse. Decidiamo di fare questa linea e bisogna dare un nome. E allora il fondatore dell'azienda, lo stilista che era fondatore, non stilista magari, lui si definiva producer, Massimo Osti, dice che bisogna dare un nome a questi saponi e commissiona una ricerca a sua moglie, che è una ricerca fatta sui libri di Conrad, e sceglie le due parole che sono più presenti nei romanzi di Conrad, che sono Stone e Island. Quindi nel 1982 nasce un brand da una ricerca fatta in famiglia, letteraria. Pensate, gli esperti di marketing si metterebbero in piazza oggi per cercare di... Invece a noi piaceva che suonava bene. L'altra cosa rivoluzionaria fu che si pagava un importante tributo ispirazionale al mondo militare. E allora, dato che le divise militari italiane hanno le mostrine qui sul colletto, si decise di mettere sul giaccone non le mostrine, che ci sembrava eccessivo, ma un badge sulla spalla, sul braccio sinistro, con i due bottoni, in modo che si potesse togliere, come sono le mostrine, immagino, ancora militari. E di nuovo, con un sofisticato studio di marketing, si decise che il logo di Stone Island sarebbe stata una rosa dei venti con scritto dentro Stone Island, perché sul frontespizio di un libro di Conrad c'era una rosa dei venti con scritto Stone Island. Noi siamo arrivati sul mercato con un prodotto nuovo, quando sul mercato sono arrivati dei consumatori nuovi. Cioè, nell'82 arrivano sul mercato la prima generazione di maschi italiani interessati alla moda, che si chiamavano i paninari. È un fenomeno molto interessante, secondo me, nel senso che è l'unico fenomeno nato dalle strade in Italia, nella moda, uomo che ha attraversato il mondo. Perché sennò tutti i fenomeni della moda maschile partono dall'Inghilterra, dai paesi anglosassoni, eccetera. Quindi, tanto vituperati paninari fecero in una qualche maniera la fortuna iniziale di Stone Island. L'innovazione, la ricerca è nel nostro DNA, è nel DNA della gente che lavora nella mia azienda. Io sono un imprenditore fortunato, perché sono un imprenditore che adora la ricerca, amo innovare, ma non devo tirare l'azienda. L'azienda mi spinge, io sono un imprenditore spinto, perché se non facciamo tessuti nuovi, se non facciamo trattamenti nuovi, eccetera, la mia gente si annoia e me lo fa capire, me lo dice. Io sono un vecchio piemontese, la mia famiglia viene da Biella e io sono cresciuto a Torino. A Torino c'è un'azienda che fa automobili che si chiama Fiat. Intorno alla mia azienda, se noi tiriamo un cerchio di 30 km, c'è la più alta densità di fabbriche d'automobili del mondo. Perché vicino a noi, in 30 km di raggio, ci sono la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati, la De Tomaso, la Bugatti e, se vogliamo, la motocicletta c'è la Ducati. Allora, per un vecchio torinese abituato che le macchine si fanno alla Fiat, quando sono arrivato in quella zona 30 anni fa, mi sono reso conto che queste aziende non fanno automobili, vendono sogni. E in una qualche maniera io credo che nel fare il mio mestiere sto cercando di fare la stessa cosa. Non vendo vestiti, vendo sogni, vendo esperienze. E non mi piace neanche tanto vendere. Io ho un'azienda che va molto molto bene anche in questi anni,
che non sono anni facili, però devo dirlo perché sennò sembrerebbe un'utopia. Io negli ultimi 4 anni ho raddoppiato il fatturato e vi assicuro che per un'azienda di abbigliamento non è una roba banalissima in questi 4 anni, specialmente avendo 30 anni di storia alle spalle. Come ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti, secondo me, mantenendo assolutamente la nostra grande integrità, non siamo mai scesi a compromessi. Il ragionamento che ho fatto è quello che io proseguo nella mia parabola, che è una parabola dritta, la moda per definizione oscilla. Quindi se hai la forza di mantenere la tua parabola, a un certo punto la moda ti viene addosso. Quindi non andare a seguire le mode che saresti in ritardo, ma aspetta che la moda ti venga addosso. Questo momento di crisi ha cambiato completamente il comportamento del consumo dal mio punto di vista. Siamo passati dalla spesa per abbigliamento all'investimento per abbigliamento, cioè torna di moda quello che diceva mia nonna, più spendi meno spendi. Perché? Perché in fondo meglio non comprarsi 4 giubbotti, innanzitutto perché non ci sono più soldi e secondo me ne compro magari uno, ma di buona qualità, che duri nel tempo, e gli altri soldi li destino ad altre cose che magari sono più interessanti. Io rifuggo dalle logiche dei grandi numeri. La grande fortuna della mia azienda è che hanno una capacità micidiale che io non ho ancora capito, di passare da una dimensione artigianale, perché tutta la ricerca è fatta sostanzialmente a mano, fra virgolette. Cioè, se tu vedi il mio laboratorio della tintura sperimentale, facciamo le prove di tintura, le prime formule sono veramente fatte a mano con la pesina che c'è nelle cucine di tutti gli italiani, cioè è veramente una roba artigianale. E poi siamo in grado invece di trasformare questo processo artigianale in un processo industriale, non di grandi numeri. Come vi dicevo, noi siamo un brand che è stato iconico negli anni 80. Io ho continuato questa costante vita nei 30 anni e a un certo punto mi sono reso conto, 5-6 anni fa, che i miei figli, nonostante fossero i miei figli, se ne fregavano assolutamente di Stone Island. Andavano, i milanesi giovani lo conoscono, un negozio che si chiama Medeo D, e io li ho finanziati fino ai 18 anni e poi ai 18 anni ho detto: se volete i vestiti venite in negozio, che saranno da Medeo D, ve li pagate voi. Però mi sono detto: caspita, qui rischio di andare a morire con la generazione mia senza riuscire a parlare con una nuova generazione, e quindi ho fatto una rivoluzione senza sapermi farla, perché poi te ne rendi conto dopo. Quindi ho cambiato il modello di stile, finito lo stilista per me è morto, gruppo di stile, team di stile, esperienze diverse, multiculturalità, età differenti, nazionalità differenti, eccetera. Ho cambiato totalmente il format di pubblicità. Ho cambiato totalmente il piano media. Ho deciso di investire su internet. Ho deciso di disintermediare la comunicazione. Voglio parlare ai consumatori finali. Quindi per 2 volte nel negozio di Milano abbiamo chiuso il negozio il giorno intero, l'abbiamo svuotato delle collezioni vecchie, abbiamo messo la collezione nuova e abbiamo invitato durante la settimana della moda i consumatori finali a venire a vedere le collezioni nuove in negozio. Io mi riconosco molto in quello che ci avete raccontato questa mattina, infatti mi fa abbastanza impressione, perché vedere teorizzata una cosa che tu fai tutti i giorni e che non hai teorizzato ma che hai sentito qui sostanzialmente è interessante e anche emozionante. Poi sono passati 30 anni, io sono l'ottava generazione della mia famiglia che fa questo mestiere. Quindi ne sono passati più di 30, però io, diciamo che ne ho vissuti gli ultimi 30 in modo meraviglioso.
e l'emozione continua a essere assolutamente presente in ogni giorno della mia vita. L'emozione è vedere un trattamento che va a buon fine. Ridendo spesso con Sabina, mia moglie, diciamo che abbiamo fatto una mostra di 2000 passa metri quadrati a Firenze e sono i successi, cioè quelle cose che siamo riusciti a portare a termine. Se potessimo fare una mostra di quello che non siamo riusciti a portare a termine, non basterebbe la stazione Leopolda.